Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sono 6.298, di cui 981 reinfezioni, i casi positivi al Covid registrati tra il 3 e il 9 dicembre in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 11 nuovi casi e sale a 3.782. I dimessi o guariti sono 4.701 in più, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.586 in più, 260 pazienti, 45 in più, sono ricoverati in ospedale in area medica, 9, 3 in meno, sono invece in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. Eseguiti 4.948 tamponi molecolari e 28.233 test antigenici. Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso contro il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile aveva dato il via libera al passaggio del filobus sulla cosiddetta strada parco che collega Pescara e Montesilvano. Il ricorso era stato presentato dal Comitato Strada Parco Bene Comune, realtà costituita dai cittadini che da anni si battono a tutela dell'ex tracciato ferroviario. Di fatto i lavori non sono coperti da nulla osta ministeriale, in particolare spiega l'avvocato Matteo Di Tonno, legale del comitato, analizzando i contenuti delle 51 pagine che compongono la sentenza. I giudici hanno accolto i motivi di ricorso sulla mancanza di un titolo ambientale che deve precedere il nulla osta ministeriale, dando atto dell'esistenza di gravi lacune in materia di sicurezza della circolazione e dei pedoni. Una sentenza storica che ristora tre lustri di amarezze partite ed patite dai cittadini trattati alla stregua di sudditi inconsapevoli della pubblica amministrazione gravemente inadempiente, lo afferma il Comitato Strada Parco Bene Comune, sottolineando che ora si riparte da zero. Il comitato afferma che è stato annullato il nulla osta tecnico per la sicurezza rilasciato dal Ministero dei Trasporti il 15 marzo 2021 e che è stata richiesta una nuova valutazione di impatto ambientale estesa a tutti i lotti previsti col procedimento specifico di cui all'articolo 29,3 del decreto legislativo 152 del 2006 per le opere già realizzate senza previa valutazione ambientale o valutazione di impatto ambientale. Chiesta altresì, scrive ancora il comitato, la rivalutazione da parte del CIPES della coerenza del finanziamento di un progetto che ha smarrito per strada tutte le prerogative del trasporto rapido di massa in sede propria. Questa è la posizione espressa dal comitato. Si dicono soddisfatte le associazioni di categoria Ad Hoc Abruzzo e Federconsumatori che con Adiconsum hanno riferito nell'audizione programmata ieri da Sara Marcozzi, presidente della commissione regionale d'inchiesta sull'emergenza idrica, sullo stato delle infrastrutture delle reti idriche, dispersioni idriche e sullo stato di governance dell'ERSI e della società di gestione. Le associazioni hanno espresso riserve riguardo le elementi che determinano inefficienza nella gestione dell'acqua, quali la presenza in regione di ben 6 società di gestione che per la loro ridotta dimensione non riescono a garantire i necessari processi di rinnovamento delle reti e quindi combattere le perdite che vedono l'Abruzzo ai primi posti in Italia, con punte superiori al 50% della risorsa immessa in rete. Oggi rendiamo omaggio ad un grande prodotto dell'eccellenza agroalimentare d'Abruzzo. È una giornata importante con l'apertura
della prima fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo. L'iniziativa nasce da una legge regionale che non trovava attuazione dal 2016 per la necessità del nostro tartufo di essere conosciuto e valorizzato per le sue peculiari caratteristiche. Puntiamo ad essere conosciuti a livello nazionale e internazionale e a creare qualcosa di strutturato da far crescere di anno in anno. Lo ha detto il vicepresidente con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente, che ieri mattina all'Aquila ha aperto la prima fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo, inaugurata al Parco del Castello e che rimarrà fino a domenica 11 dicembre. Fino ad oggi, ha proseguito il vicepresidente della giunta regionale Imprudente, più del 60% della produzione ha fatto la fortuna di trasformatori e di altre regioni. È il momento di far crescere il nostro sistema partendo dal nostro territorio con un progetto che vuole dare benefici a tutta la filiera produttiva. Ad animare la fiera 42 stand e 60 aziende con convegni scientifici dedicati e track food per la degustazione di piatti a base di tartufo e la presenza di 10 buyer, cioè compratori internazionali. Presente al taglio del nastro, tra gli altri, il sottosegretario all'agricoltura Luigi Deramo, l'europarlamentare Elisabetta De Biasis, il vice sindaco Raffaele Daniele, la direttrice del Dipartimento Agricoltura Elena Sico, il presidente di ARAP Giuseppe Savini e il direttore generale di ARAP Antonio Morgante. L'Istituto Professionale di Stato di Marzio Michetti avvia l'operazione Scuola Plastic Free. Con i nostri studenti cominceremo una politica serrata di sensibilizzazione per eliminare l'utilizzo di prodotti di consumo in plastica, usa e getta, come bottigliette d'acqua e bicchieri, per lanciare un messaggio di sostenibilità ambientale e suggellare il gemellaggio con l'associazione Plastic Free, ricordando che impegno e attenzione costanti oggi ci permetteranno di avere ancora un pianeta domani. Lo ha annunciato il professor Giuliano Natale, referente per il progetto Plastic Free dell'Istituto di Marzio Michetti, al termine dell'evento svolto con il vicepresidente dell'associazione Rosa Reale, che ha incontrato gli studenti delle classi prima e terza sezione A, indirizzo sociosanitario, prima e seconda sezione A ottica, prima e seconda sezione A odontotecnica e prima sezione A indirizzo moda dell'Istituto Scolastico di Pescara. Contro una legge di bilancio iniqua che accresce povertà e disuguaglianze, aumenta la precarietà e preme gli evasori. Con questo slogan la CGIL Abruzzo Molise proclama lo sciopero generale e scende in piazza giovedì 15 dicembre nell'ambito della mobilitazione promossa dal sindacato nazionale. I dettagli e le ragioni della mobilitazione di giovedì saranno illustrati nei prossimi giorni a Pescara. Dopo le due date di gennaio e agosto di quest'anno della mostra La rinascita della Pineta d'Annunziana, ideata e curata dal professor Giorgio Del Bono, le opere selezionate e gli artisti premiati all'esito delle estemporanee di pittura del successivo mese di settembre 2022 esporranno i loro lavori dalle ore 10.30 di domani e fino a venerdì 17 dicembre presso la sala consigliare del comune di Pescara. Condurrà l'evento inaugurale la giornalista Mariella Campini, ospite speciale l'attrice Florena Iavarone. Saranno presenti il sindaco di Pescara Masci, il presidente del consiglio comunale Antonelli e l'assessore alla cultura Carota e naturalmente Giorgio Del Bono. Sarà realizzata una vendita all'asta dei dipinti esposti. La metà del ricavato andrà al fondo per la ricostruzione della Pineta d'Annunziana, gravemente devastata dall'incendio del 1 agosto 2021. E domani alle 11 in piazza della Rinascita, cioè in piazza Salotto, invitiamo tutti i cittadini ad un flash mob in bicicletta per manifestare il nostro profondo dissenso per il previsto taglio nel bilancio 2023 dello Stato di 94 milioni di euro destinati ai comuni per la realizzazione di piste ciclabili. Lo fa sapere FIAB Pescara Bici. La transizione delle nostre città verso una mobilità sostenibile e a zero emissioni non può essere più procrastinata.
dicono appunto da Pescara Bici, perché in Italia muoiono più di 50.000 persone a causa degli alti livelli di inquinamento, circa 3.000 persone per incidenti stradali, di cui 211 in bicicletta nel 2021 e 103 nel primo semestre 2022. Avis Donatori Pescara in pieno centro, sempre a Pescara, per un'iniziativa simpatica natalizia volta ancora a sensibilizzare sul tema della donazione di sangue anche a Natale e sempre, perché abbassare la guardia su questa problematica sarebbe oltremodo dannoso e quindi in periodi di festa bisogna tenere alta l'attenzione ancora di più. Avis Pescara dunque aspetta tutti domani dalle 17 nel negozio Sky Store in Corso Umberto 106 ad attendere le persone, ma anche i nuovi che vorranno affacciarsi al mondo Avis o anche solo semplicemente chiedere informazioni o fare un saluto. Ci saranno l'angolo di Babbo Natale con doni e dolcetti per i più piccoli e la selfie box. I più piccoli potranno inoltre divertirsi con animazione di Molocco Animazione, garanzia di professionalità che consentirà ai genitori di stare tranquilli mentre i bimbi staranno giocando. E veniamo alle previsioni del tempo. Oggi sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni in intensificazione, specie sulla Marsica, nell'Aquilano, sulla Valle Peligna, sull'Alto Sangro e sui rilievi che si affacciano ad ovest. Nevose sui rilievi al di sopra dei 2200 metri, mentre sul settore adriatico assisteremo a un'alternanza di schiarite e nuvolamenti che potranno favorire rovesci in sconfinamento dal settore occidentale. Non si escludono manifestazioni temporalesche su Marsica e Alto Sangro. Nel pomeriggio i rovesci saranno più frequenti anche sul versante adriatico e favoriranno anche un generale calo delle temperature che proseguirà poi nella giornata di domani. Domani è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteo, ma permarranno condizioni di variabilità che si manifesteranno soprattutto sul settore adriatico, dove saranno presenti annuvolamenti associati nella seconda metà della giornata ad occasionali precipitazioni. Schiarite attese sulle zone interne, temperature in generale sensibile diminuzione da domenica, venti moderati anche dai quadranti meridionali, mare generalmente mosso o molto mosso. Con i dati di abruzzometeo.org noi ci salutiamo, grazie per averci seguito e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.